Prospettive funeste per il prossimo anno, solo speranze ma niente crescita per l'Emilia Romagna. Il 2012 sarà un anno tremendo, dice l'assessore Giancarlo Muzzarelli, ma dobbiamo restare insieme. Stavano cuocendo carne alla brace, ma qualcosa non ha funzionato e sono rimasti intossicati dalle esalazioni di monossido. Tanta paura ma nessuna conseguenza per un gruppo di amici bolognesi. E i bolognesi si preparano a festeggiare il Capodanno, molti lo passeranno in casa, in famiglia o con amici e parenti, ma c'è anche chi andrà al ristorante a festeggiare con il tradizionale cenone. Il PDL punta il dito contro il sindaco Merola, il bilancio dei primi mesi è negativo, ma basta guardare le delibere di giunta, dice il capogruppo del PDL in comune Marco Lisei. Acquisto americano per la Conad Bologna, ha raggiunto un accordo fino a fine stagione con Robert Haidt, che arriverà a Bologna già nei primi giorni del 2012, giocava in Lega 2 a Reggio Emilia. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro telegiornale. In apertura le previsioni purtroppo poco ottimistiche dell'assessore regionale Giancarlo Muzzarelli, che prospetta un 2012 tremendo e con crescita zero. Le difficoltà sembrano insormontabili, ma la buona notizia è che si intravede qualche timido segnale di ripresa, almeno in qualche settore. Lo scenario nel servizio di Simona Iannessa. Prospettive funeste per il 2012, scenari drammatici ed un unico accorato appello, quello di restare uniti, raccogliendo tutto il buon senso. A dirlo è Giancarlo Muzzarelli, assessore regionale alle attività produttive, che anticipa una crescita zero per l'Emilia-Romagna per l'anno prossimo. L'obiettivo però è quello di gettare il cuore oltre l'ostacolo e di sperare almeno in un timido segno più a fine anno. Il messaggio arriva durante la presentazione del programma di ricerca da 12 milioni e 500 mila euro della Regione a favore di 300 imprese. Inoltre l'Emilia Romagna ha rinnovato ieri l'accordo con il mondo economico e sindacale sugli ammortizzatori sociali. Per la prima fase dell'anno sono già stati stanziati 100 milioni di euro che serviranno a rinnovare tutti gli accordi in scadenza. Il traguardo su cui puntare però sono la ricerca, l'innovazione e gli investimenti sulle professionalità, senza lasciarsi spaventare dai costi, ma con l'unico scopo di restare competitivi. Bisogna usare tutte le opportunità, ribadisce Muzzarelli. Il messaggio deve essere: dobbiamo restare insieme per superare le difficoltà e per assicurare risorse a chi darà prospettive e lavoro. Lo scenario dunque è tutt'altro che florido e non resta che concentrarsi sulle uniche due buone notizie, ovvero la prima pietra della nuova Arcotronics e l'arrivo di 60 milioni che permetteranno l'apertura di 50 cantieri per la casa. Senza dimenticare poi che ci sono almeno due settori che funzionano, la green economy e l'automotive, due ragioni in più per stringere i denti ed andare avanti. La cronaca: lieve intossicazione da monossido di carbonio nella serata di ieri per una famiglia di San Giovanni in Persiceto nel Bolognese. Intorno alle 21.50 i sanitari del 118 sono intervenuti nell'abitazione della famiglia in seguito ad una serie di malesseri accusati da 10 persone, probabilmente a causa del cattivo funzionamento di un grill per la cottura della carne alla brace. I 10 intossicati, tra cui due ragazzini al di sotto dei 14 anni, sono stati trasportati per precauzione senza particolari conseguenze al centro iperbarico di Ravenna. Ultima pagina. I bolognesi si preparano a festeggiare il Capodanno. Molti lo passeranno in casa, in famiglia o con amici e parenti. Noi questa mattina abbiamo fatto un giro in centro a Bologna per sapere appunto come passeranno il Capodanno. Vediamo. Capodanno, che cosa fate? Facciamo una cena in casa con amici, brindiamo a mezzanotte come al solito con uno spumante italiano. Cosa faccio a Capodanno? Vado a Milano Marittima. Con amici? Con delle mie amiche perché sono single. Io invece passerò il Capodanno a casa, nella mia casa di montagna, una cosa molto tranquilla con pochi amici e con il fidanzato. Niente, stiamo a casa. Nessuna possibilità di uscire, per voi non sono tempi di girare adesso. È una festa tra amici. Il Capodanno sto a casa perché la situazione economica è disastrosa. Cosa faccio a Capodanno? Innanzitutto sto qui in Emilia, in Bologna, sono di Napoli. Siamo a casa da amici,
siamo tutti insieme, quindi passiamo Capodanno a casa di questi amici a Imola. Ritorno dalle parti mie, non sono di Bologna. Festeggio con i parenti? Esatto. Vado a Lido di Camaiore. Amici? Sì, andiamo a casa di amici, facciamo il cenone. Scusa, sono intervistato. Ti chiamo tra due minuti. Sto in casa con i bimbi, sono una bimba piccola, quindi va a letto presto. E quindi chiamiamo alcuni amici, ma sostanzialmente stiamo in casa. Praticamente niente, no, festa e con amici e basta, niente di particolare. In casa quindi? No, 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 con amici in un posto ma molto tranquillo, senza nessun problema. Andiamo a Genova quest'anno, andiamo a Genova e poi andremo a Monte Carlo a fare un giretto, ecco, divertirci un pochino con la figlia e un'amica. Boh, non lo sappiamo ancora. Anche tu? Sì, io sarò con lei, penso, ma non sappiamo ancora cosa fare. Quando decidete? Presto. Ma c'è anche chi va al ristorante per il cenone. Noi questa mattina siamo stati al Diana, abbiamo intervistato il direttore Eros Palmirani. Sentiamo. Eros Palmirani, che cosa cucinerete a Capodanno? Allora, come tutti gli anni, il ristorante Diana, per rispettare la tradizione, offrirà un menù alla carta alla propria clientela. Vale a dire, su prenotazione, dalle 9:30 in poi, daremo un menù dove non potranno mancare le specialità di Bologna. Io non vorrei ripetermi, però i tortellini che facciamo sono squisiti, ce li richiedono, ci saranno delle caramelle al tartufo come primi piatti, se qualcuno gradisce un risotto con scampi ci sarà anche quello. Gli antipasti sarà la spuma di mortadella, una quiche Lorraine, un salmone affumicato, insomma c'è una propria scelta, una vera e propria scelta. I secondi piatti non mancherà lo zampone con lenticchie, una porchetta al forno, un filetto alla Wellington, se qualcuno gradisce la ragosta non può mancare, e un nodino alla Sassi, un piatto tradizionale bolognese e tanti altri piatti. Per poi andare sui dessert, la zuppa inglese tradizionale, la torta di riso, il nostro semifreddo, il nostro gelato. Insomma, voglio dire che ognuno è libero di scegliere quello che gradisce, non è un menù a prezzo fisso. Avete già avuto molte prenotazioni? Si sta riempendo pian pianino perché, sa, in questo periodo che veramente c'è questa crisi che si tocca con mano, speriamo proprio di riempire. Ma c'è anche il Capodanno in Piazza Maggiore, ne parliamo con il direttore artistico Paolo Alberti. Direttore artistico, è corretto, no? È corretto. Di questo Capodanno in Piazza Maggiore, che tra l'altro la nostra emittente trasmetterà in diretta dalle 23:30. Ecco, allora ci racconta che cosa succederà in piazza. Ma Bologna sceglie di festeggiare, di celebrare il Capodanno con la musica devozionale, gospel e spiritual. Ci saranno tre grandi cori in tre grandi chiese. Le chiese sono San Bartolomeo e Gaetano in Strada Maggiore, proprio dietro le due torri, attaccata alle due torri, il Santissimo Salvatore in via Cesare Battisti e San Paolo Maggiore in via Carbonesi. Tre chiese bellissime, molto grandi e che hanno opere d'arte straordinarie, magari meno popolari, meno conosciute delle grandi cattedrali, delle grandi basiliche della città, però non meno importanti e non meno belle. Intanto devo ringraziare un prologo, no? Un prologo del festival. Assolutamente, tre grandi cori quindi che si esibiranno. Devo ringraziare la Chiesa di Bologna che ha accettato di buon grado questa partnership, uso questa parola che si usa spesso al giorno d'oggi, con altre realtà, col Comune di Bologna innanzitutto, gli assessorati alla cultura e al marketing territoriale, la Camera di Commercio, un'industria, Ansaloni, insomma aziende private che hanno dato un contributo fattivo in un Capodanno un po', diciamo, l'abbiamo sentito nei servizi che vedevamo in onda, un po' di crisi, ma insomma noi cerchiamo con questo Capodanno di esorcizzarla questa crisi. Tra l'altro all'entrata ce n'è bisogno, all'entrata e all'uscita dalle chiese Coppa Adriatica ha pensato di organizzare un cin cin prima della mezzanotte, quindi panettone e pandoro per tutti all'uscita e all'entrata delle chiese. I concerti cominceranno alle 21:15-21:30, finiranno verso le 22:40-22:45. I tre grandi cori si riuniranno, quindi 120 coristi sul sagrato di San Petronio,
e comincerà verso le 23.30, quindi le 11.30, il grande concerto, un grande concerto con i grandi pezzi del gospel, tutti ricordano da Oh Happy Day a Nobody Knows, Amen, la musica devozionale, come dicevo prima, si canterà, si ballerà, si riderà, si ritmerà insieme, perché il gospel ha questa caratteristica di unire un po' tutti e in un crescendo, speriamo, di emozioni per fare un capodanno di riflessione, di solidarietà e quindi anche dando a questo capodanno un senso profondo di cittadinanza. Quindi si andrà col gospel fino? Fino a l'una di notte, a mezzanotte ci sarà il famoso countdown con l'orologio del Comune di Bologna e fuochi d'artificio, il rogo del Vecchione che quest'anno non poteva mancare, quest'anno l'avrete fatto vedere sicuramente, è questo palombaro che raschia il fondo del barile, mi pare che metafora non sia più appropriata, l'anno scorso mi pare ci fosse la rana, quindi insomma siamo andati di male in peggio, speriamo che questo raschiatore del barile, ormai siamo arrivati in fondo, possiamo solo risalire, quindi che sia un 2012 di pace, di serenità e di cose belle per tutti i bolognesi, visto che siamo a Bologna. Venite perché gli amici del gospel, che sono grandi cantanti americani e un po' in giro per l'Europa, che abbiamo trovato e abbiamo organizzato per questo evento che è unico e irripetibile, saranno a braccia aperte per festeggiare con voi appunto il 2012. Grazie a Paolo Alberti, direttore artistico del Capodanno in Piazza Maggiore. Grazie a voi. Noi andiamo avanti con il giornale, voltiamo decisamente pagina, parliamo di politica. Il PDL punta il dito contro il sindaco Merola, il bilancio dei primi mesi è negativo, basta guardare le delibere di giunta, lo ha detto il capogruppo del PDL in comune, Marco Lisei, che è stato ospite dell'edizione delle 13.45 del nostro telegiornale. Sentiamo. Ma io ho letto sui giornali il bilancio che si è autoattribuito e si sono autoattribuiti i membri della giunta, io credo che sia un bilancio nettamente negativo. Io faccio presente, ho fatto una breve rilevazione anche all'interno degli uffici comunali. Voi prendete in considerazione che nei primi sei mesi della giunta Merola sono state emesse qualcosa come 174 delibere di giunta. Durante lo stesso periodo del mandato Guastaloca le delibere di giunta erano 973. Quindi c'è un divario incredibile rispetto all'operatività della giunta Guastaloca rispetto a quella di Merola. La giunta Cofferati emise 245 delibere, la giunta del Bono 293-297 delibere. Quindi parliamo di una giunta non solo altamente inoperativa, perché i dati lo confermano, parliamo anche di una giunta che non ha dato corso a quella discontinuità di cui parlava, perché i dati rappresentano anche una continuità assoluta con i mandati precedenti. Poi abbiamo il record negativo delle presenze del sindaco in consiglio, è stato presente 17 sedute su 40, ma abbiamo anche tanti pasticci, lo è il caso Lombardelli, lo sono le proposte delle ordinanze di via Petronia, che poi dopo è stata revocata, oppure la questione di Sirio, e quindi la rottura con i commercianti, ma lo sono anche... Sono un po' di questioni in sospeso. Ce ne sono parecchie, che quindi una giunta pasticciona che non merita sicuramente più del 5, del 4,5, se gli dovessimo dare un voto. Si apre uno spiraglio per le sorti della piscina Sterlino avviata verso la chiusura definitiva il prossimo 31 gennaio dopo le polemiche. Oggi sembra si sia imboccata finalmente la strada giusta. Il punto in questo servizio di Simone Ganes. Ed oggi si riaccende la speranza di un esito a lieto fine per la storica piscina dello Sterlino, la cui chiusura fino a qualche giorno fa sembrava ormai certa. Il CUS, uno dei due contendenti, insieme all'Associazione Italiana Cultura e Sport, dovrebbe essersi aggiudicato la partita ed una volta sistemati gli ultimi dettagli, compresa la fideiussione, potrebbe scongiurare la chiusura dello Sterlino. O meglio, è probabile che i cancelli della piscina restino serrati ancora per qualche settimana a gennaio, per poi riaprirsi definitivamente con la prospettiva di poter garantire un futuro ai nuotatori, agli allenatori, a tutti gli sportivi e naturalmente anche ai 7 dipendenti a rischio. Probabilmente siamo sulla strada giusta per trovare finalmente un acquirente dell'impianto dello Sterlino. Acquirente che a questo punto sembra essere il CUS Bologna, che ha formalizzato l'offerta secondo i canoni, che probabilmente a giorni o poche settimane presenterà anche l'atto di deusione per questo deposito cauzionale di 320.000 euro, pari a un decimo del valore del bene, sulla base del quale poi speriamo che la CONI Servizi sblocchi la
malaugurata chiusura dello Sterlino, ipotizzata per il 31, che probabilmente si verificherà, però se fosse per qualche giorno, qualche settimana, io oso pensare che non sia un grosso problema. Quindi la strada è avviata perché lo Sterlino trovi finalmente un acquirente che è una realtà sportiva, il CUS Bologna. Io voglio dire, per questo non ho parteggiato per nessuno, perché non ho parteggiato per nessuno, mi sono solo battuto fino a ieri, respingo al mittente queste insinuazioni che non mi sia impegnato in questa vicenda, come posso testimonianze da giornali e tutte e la giunta, che mi sono battuto questa strada, per ora non riuscendoci, insomma. Pensionati in piazza domani mattina a Bologna per protestare contro la manovra del governo Monti, Spici, GL, CISL e UIL si troveranno alle 10.30 davanti alla prefettura in piazza Roosevelt per una manifestazione unitaria contro il blocco per 2 anni dell'indicizzazione delle pensioni. Anche se non colpisce quelle sotto i 1.405 euro lordi mensili, incide pesantemente sui redditi reali, spesso al limite della soglia di povertà. Hanno sottolineato le tre sigle, le 70 leghe del territorio, quindi si metteranno in fila indiana allungandosi fino in via della Zecca. In testa le tre bandiere delle organizzazioni, ogni lega porterà un panettone o un pandoro che sarà lasciato nell'androne della prefettura con la richiesta di destinarlo al CIE di via Mattei. Sopra, spiegano ancora i sindacati, ci sarà un adesivo che spiega le ragioni dell'iniziativa, un dono simbolico dai deboli ai più deboli, un segno di quella sensibilità che abbiamo cercato invano nella manovra del governo. SPI, FNP e WILP hanno anche chiesto un incontro con il prefetto Tranfaglia, a cui consegneranno dei post-it con messaggi scritti dagli stessi pensionati. Ci fermiamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio, tra poco. Di nuovo in studio con NTG, prima di andare avanti con il giornale, rivediamo insieme i fatti principali della giornata. Prospettive funeste per il prossimo anno, solo speranze ma niente crescita per l'Emilia Romagna. Il 2012 sarà un anno tremendo, dice l'assessore Giancarlo Mozzarelli, ma dobbiamo restare insieme. Stavano cuocendo carne alla brace sul grill, ma qualcosa non ha funzionato e sono rimasti intossicati dall'esalazione di monossido. Tanta paura, ma nessuna conseguenza per un gruppo di amici bolognesi. I bolognesi si preparano a festeggiare il Capodanno, molti lo passeranno in casa, in famiglia o con amici e parenti, ma c'è anche chi andrà al ristorante a festeggiare con il tradizionale cenone. Il PDL punta il dito contro il sindaco Mero, la bilancio dei primi mesi è negativo, basta guardare le delibere di giunta, dice il capogruppo del PDL in comune, Marco Lisei. Acquisto americano per la Conad Bologna, ha raggiunto un accordo fino a fine stagione con Robert Haidt, che arriverà a Bologna già nei primi giorni del 2012, giocava in Lega 2 a Reggio Emilia. Andiamo avanti con il giornale. Tre persone denunciate con l'accusa di violazione della legge sul diritto d'autore e il sequestro dei file di oltre 600 testi universitari pronti per essere stampati e commercializzati da due copisterie del centro storico di Bologna. Questo è il bilancio di un'operazione congiunta condotta dalla Guardia di Finanza e dalla SIAE del capoluogo emiliano. A seguito dell'intervento delle Fiamme Gialle sono stati inoltre sequestrati diversi libri già pronti per la vendita. Alcuni hard disk, chiavette USB e stampanti in grado di riprodurre centinaia di pagine al minuto. La normativa sul diritto d'autore permette di fotocopiare al massimo il 15% di un'opera a patto che venga comunicato alla SIAE e sia pagata una somma forfettaria annuale. Se violata nell'ambito di un esercizio commerciale, la normativa che prevede sanzioni per l'esercente e per l'acquirente potrebbe comportare la sospensione dell'attività da 15 giorni fino a 3 mesi. La Regione Emilia-Romagna lancia una serie di iniziative per sostenere la cultura della legalità e per contrastare le infiltrazioni mafiose. Vediamo. Nuovi mezzi e tecnologie per la sicurezza e la polizia locale, formazione per amministratori e imprenditori sulla legalità e il contrasto alla mafia, incontri con gli studenti e interventi per recuperare edifici sottratti alla legalità. La Regione Emilia-Romagna lancia un piano in tutte le province contro l'illegalità. Quasi 2 milioni di risorse regionali messe a disposizione nel 2011 dalla Giunta per 67 progetti per la sicurezza urbana e la lotta all'infiltrazione mafiosa in Emilia-Romagna, mentre all'inizio dell'anno prossimo
massimo saranno approvati altri 8 progetti per un totale di ulteriori 148.088 euro. L'obiettivo, sottolinea la vicepresidente della Regione Simonetta Saliera, è innanzitutto diffondere una cultura della legalità. E soprattutto che le persone, anche chi lavora in un'impresa, chi lavora in un ente pubblico, sappia riconoscere i fenomeni del crimine organizzato. Quelle azioni che non si riconoscono immediatamente perché all'apparenza sono legali, ma in realtà comincia ad esserci questo fenomeno di infiltrazione. I progetti si rivolgono alle associazioni in particolare, anzi insieme alle associazioni a livello regionale e i comuni, ma insieme si mandano più di 500 ragazzi a vedere e a vivere per un certo periodo sui beni confiscati al sud e 20.000 ragazzi in Emilia-Romagna saranno coinvolti da cicli di formazione apposita. Non solo i ragazzi, docenti, operatori, amministratori potranno, più di 4.000, anche loro essere coinvolti in una formazione specifica per combattere meglio il sistema mafioso, per riconoscere questo sistema quando si nasconde e non è così facile da individuare. Ed è terminato alle 18.30 il blocco anticipato della circolazione in città. Negli ultimi 6 giorni a Bologna la soglia massima di PM10 è stata superata per ben 4 volte, toccando quota 67esimo sforamento annuo rispetto ai 35 consentiti. Il divieto di circolazione, come sempre, riguarderà tutti i veicoli più inquinanti, pertanto con esclusione delle auto elettriche, ibride a GPL, a metano, Euro 4 ed Euro 5, diesel Euro 3, sedotanti di filtro antiparticolato. Esentati dal divieto anche i ciclomotori di motoveicoli Euro 2 ed Euro 3. La scelta, quasi obbligata, di anticipare il blocco per avere risultati più immediati ed efficaci è stata assunta in sintonia con gli altri comuni coinvolti nell'accordo regionale per la qualità dell'aria, così come già fissato nella riunione dello scorso 16 dicembre. Prossimo appuntamento con il blocco del traffico, mercoledì 4 gennaio. Ci fermiamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio, a tra poco. Di nuovo in studio con TG, parliamo di basket, acquisto americano per la Conad Bologna. La squadra felsinia che gioca nel campionato di Lega 2 ha raggiunto un accordo fino al termine della stagione con Robert Haidt, atteso in Emilia nei primi giorni del 2012. Guardia tiratrice già vista in Italia a Reggio Emilia, Caserta e Montegranaro. Il giocatore arriva dallo Cholet, Serie A francese, dove ha realizzato in media 8.4 punti in 21 minuti sul parquet. Lo scorso anno giocò prima all'Apoel Olon e successivamente a Limoges, dove fu allenato da Zare Markovski, attuale tecnico della Conad. Mai scelto dalla NBA, Haidt vi è approdato comunque nelle fila dei Miami Heat nel 2006-2007 ed è giunto in Italia nel 2009-2010. È iniziato in Serie A la stagione a Montegranaro, a gennaio si è trasferito a Caserta e ha terminato l'anno proprio in Lega 2 a Reggio Emilia. E questa era l'ultima notizia, siamo in chiusura, andiamo a rivedere ancora una volta i titoli del nostro giornale. Prospettive funeste per il prossimo anno, solo speranze ma niente crescita per l'Emilia Romagna. Il 2012 sarà un anno tremendo, dice l'assessore Giancarlo Muzzarelli, ma dobbiamo restare insieme. Stavano cuocendo carne alla brace sul grill, ma qualcosa non ha funzionato e sono rimasti intossicati dall'esalazione di monossido. Tanta paura ma nessuna conseguenza per un gruppo di amici bolognesi. I bolognesi si preparano a festeggiare il Capodanno, molti lo passeranno in casa, in famiglia o con amici e parenti, ma c'è anche chi andrà al ristorante a festeggiare con il tradizionale cenone. Il PDL punta il dito contro il sindaco Merola, bilancio dei primi mesi è negativo, basta guardare le delibere di giunta, dice il capogruppo del PDL in comune, Marco Lisei. Acquisto americano per la Conad Bologna, ha raggiunto un accordo fino a fine stagione con Robert Haidt, che arriverà a Bologna già nei primi giorni del 2012, giocava in Lega 2 a Reggio Emilia. Ed è tutto con questa edizione del nostro giornale, grazie per essere stati con noi. Tutti voi una buona serata, arrivederci.